Ciao da Monica delle Maestre a Cubetti. Apriamo il nostro creatore di composti e posizioniamo 5 atomi di carbonio che abbiamo preparato prima e 8 di idrogeno. Vediamo cosa otteniamo. Otteniamo il lattice. Il lattice sapete che è un derivato dalla gomma naturale e pensate un po' che alla fine dell'Ottocento alcuni scienziati tedeschi hanno scoperto la sua formula chimica. O meglio, la formula chimica della gomma naturale non è proprio 5 atomi di carbonio e 8 di idrogeno, almeno non sempre. L'importante però è che il rapporto fra gli atomi del carbonio e quelli dell'idrogeno sia 5-8.